Buonasera, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Benvenuti a un'altra puntata di Restart oltre la crisi di Plus Italiano, dove le aziende parlano di passione e di ripartenza. Questa parola passione questa sera l'avremo spesso, la ripeteremo spesso perché questa azienda ospite come tante altre, ma questa sera in modo particolare. Un'azienda che genera profitto e porta benefici a livello sociale e ambientale. Fino a poco tempo fa, prima di questa pandemia, erano cose che non andavano a braccetto. Invece, le attività di portare profitti a livello sociale e ambientale, questa sera questa azienda ci parlerà proprio di questo, perché è nel suo DNA. Non sono da solo. Buonasera Giusy. Buonasera a tutti, benvenuti. Vuoi presentare tu l'ospite? Certo, abbiamo con noi Francesco Carioni della Carioni Food and Health. Benvenuto Francesco. Grazie. Buonasera. Francesco junior, ma nel backstage mi parlava perché gli ho detto questo Carioni Francesco junior, che lo trovate anche su Facebook, lo trovate così, ma perché junior? Perché? Tutto nasce da, diciamo, mio bisnonno che si chiamava Carioni Tommaso, dopo di lui c'è stato appunto mio nonno Carioni Francesco, dopo Carioni Francesco Carioni Tommaso e via dicendo, siamo arrivati a Carioni Francesco, dunque questa discendenza anche di nomi. Una continuità anagrafica, non solo generazionale all'interno dell'azienda, ma anche anagrafica, Maurizio. Cioè, è vero, abbiamo avuto ospiti, vari professori universitari qui, che ci hanno parlato di continuità aziendale e coinvolgimento aziendale. In questo caso, più coinvolgimento di così, salutiamo il papà di Francesco, che è Tommaso. Buonasera Tommaso. Ciao Tommaso. Che ha detto ai nipoti e ai figli, ve la do io la continuità e il coinvolgimento, venite, vi coinvolgo, venite a lavorare in azienda, giusto? Giusto. Una sintesi efficace, ma sostenibile, perché siete della voi. La filosofia della nostra famiglia. Della vostra famiglia, che quando è partita la tua azienda? Che anno è partita? L'azienda è nata nel 1920 e si è sviluppata poi nel ramo agricolo, fino ad arrivare al 1970, dove abbiamo aperto la nostra azienda agricola, che oggi la chiamiamo un'azienda agricola madre, principale, sempre a Trescore Cremasco, nel cuore della Lombardia. Da lì poi nel 2000 abbiamo fatto il salto, abbiamo aperto il nostro caseificio, dove attualmente, ancora adesso, produciamo i prodotti tipici totalmente biologici, fatti col nostro latte al 100%. Da lì poi abbiamo portato avanti degli sviluppi innovativi, come ad esempio il senza lattosio, che è stato appunto inizialmente creato nel nostro caseificio nel 2013, i primi enzimi, da lì poi al salto del biologico che avevamo visto nel mercato estero, che per noi non era un punto d'arrivo ma un punto di partenza secondo noi verso una nuova sostenibilità, fino a appunto la piattaforma di rezzato commerciale, evolvendoci anche nel ramo di servizi ed energetico sostenibile. Quindi la parola sostenibile la ripete spesso Giusy, la sua azienda, Carioni Food, la ripete sì. Spesso perché è un'azienda sostenibile, perché ha fatto dei percorsi dal sì. Punto di vista aziendale molto importanti, vero Giusy? Beh, chiaramente nei loro investimenti anche l'attenzione per le energie rinnovabili, l'attenzione per la produzione di un prodotto che sia innovativo, quindi senza lattosio, piuttosto che l'attenzione per la qualità con il biologico. È chiaramente un'azienda che è attenta, al di là dello spirito e di quella che è la finalità, che molto spesso è un business aziendale, cioè ogni volta che un'azienda nasce per lo scopo di lucro. Siamo in presenza anche di un'azienda che ha attenzione per la qualità, per la sostenibilità, quindi un'attenzione per l'ambiente. Poi magari durante la nostra serata approfondiremo anche queste tematiche, però sicuramente la Carioni Food and Health esprime in primis l'attenzione per quello che è l'ambiente, il rispetto di quelle che sono le risorse, il fatto di produrre dei prodotti che possono essere naturali, che possono essere sostenibili. Questo è importante, soprattutto perché per DNA un'azienda agricola che proviene, quindi che viene dalla terra, che diciamo tra virgolette sfrutta in maniera però sempre con rispetto quello che la terra dà, in particolare un'azienda agricola o comunque il settore agricolo deve avere questa attenzione per l'ambiente, perché
proviene e vive dall'ambiente, vive dalla terra. Questo è importante, assolutamente. Questo è molto importante anche perché, Francesco, l'emergenza che c'è stata economica e sociale in questa pandemia ha acuito questa sensibilità delle persone verso il biologico, verso mettersi in tavola un prodotto sano, genuino, sa da dove viene, e poi questa ricerca del verde, dove è la tua azienda, ricerca del sole, giusto? Giusto. Il Covid ha cambiato diverse cose da quando è arrivato, perché comunque i mercati non sono più gli stessi. Noi, devo essere sincero, parecchi credono che l'agroalimentare non abbia sofferto con questo Covid. In realtà le piccole e medie aziende hanno sofferto anche loro nel campo agroalimentare, soprattutto italiano, perché sicuramente non distribuite nelle GDO più importanti, non hanno potuto, diciamo, fare quell'esploit che è successo inizio Covid, bensì abbiamo sofferto perché i ristoratori, chi cercava prodotti di un certo tipo, hanno purtroppo chiuso, e così di conseguenza parecchie aziende che producevano dei prodotti di nicchia particolari, delle pipette d'oro come piace chiamarle a noi, hanno sofferto più di tutti. Questo ha fatto sì però che le aziende come la nostra avessero una reazione importante. Noi, grazie al Covid, abbiamo avuto modo di guardare dentro noi stessi e di capire cosa stavamo facendo di giusto e cosa stavamo facendo di sbagliato. Abbiamo capito che la filosofia che abbiamo perseguito per diversi anni era quella corretta, andava solo comunicata nel modo giusto e con i mezzi giusti. Siamo arrivati a capire che di per sé il concetto della nostra azienda si riassume in tre diciamo, tipi di benessere. Il benessere dell'animale, che appunto manifestiamo grazie agli investimenti, al pascolo che abbiamo fatto per i nostri animali, dove possono pascolare liberamente. Sono all'aperto i tuoi animali? All'aperto, completamente. Vi sfido a passare da Trescore Cremasco e vedere un pascolo di 500 animali, fuori, tutti al pascolo, bianco e nere, alla mattina presto, perché pomeriggio fa troppo caldo. Bene. La mattina presto, sera tardi. Quindi anche, ma eccolo qua. Quindi anche una famiglia che si trova a passare da quelle parti a venire a acquistare al tuo caseificio magari un pezzo di sole che è nel tuo formaggi o nel latte, i bambini possono vedere le mucche che pascono. Assolutamente sì, anzi, noi invitiamo sempre persone a venire a toccare con mano chi siamo realmente, perché la nostra forza è sempre stata quella di essere veramente sostenibili, dal benessere appunto dell'animale al benessere che noi diamo alla terra, perché utilizziamo delle tecniche che fanno sì di non andare a sfruttare il suolo, ma avendo una visione di generazione in generazione facciamo sì che le nostre tecniche aiutino il suolo a mantenere il benessere che dà appunto all'ambiente. Uno sfruttamento sostenibile, ma stavi dicendo le tre parole della Carioni, ne è detta una, le altre due sono? Manca il benessere appunto dell'uomo, dell'essere umano. La nostra filosofia è sempre stata quella di produrre dei prodotti che siano benefici per l'essere umano. Da qui noi abbiamo sviluppato, grazie anche al benessere animale, dei prodotti che con basso, se non zero, contenuto di antibiotici, senza antibiotico, il senza lattosio appunto di cui abbiamo parlato prima, ma soprattutto la linea biologica, che è quella che adesso va per il 100% della nostra azienda. Anche perché siamo in ripartenza, i locali stanno riaprendo, i ristoranti stanno riaprendo, come dicevi tu, i produttori di pepite possono tornare a far gustare alle persone questi piatti, un cibo, un risotto fatto con un prodotto, mi viene in mente, perché sono affezionato a questo nome e sono stato plagiato mentalmente da questo bacio di mamma mucca, perché lo dico spesso, questo bacio di mamma mucca, un risotto fatto con bacio di mamma mucca fa tutt'altra, molto semplice, così impiattato, ma non è semplice, Giusy, impiattare un piatto di bacio di mamma mucca con un riso, tra l'altro avete anche il riso voi, tra l'altro. Sì, pensare che la nostra storia nasce dal riso che veniva fatto in Lombardia, in questi campi che sono le marcite tipiche proprio del territorio lombardo, dove i miei bisnonni, i miei nonni coltivavano il riso, e all'interno di questo riso c'erano le carpe. Non ci credo. Wow. Quindi dopo, l'acqua pura? Acqua pura era talmente sorgiva. Sorgiva, bravissimo, che faceva sì che le carpe si trovassero talmente bene che
per ottimizzare, come concetto di ottimizzazione degli spazi, all'interno del riso coltivavano, crescevano le carpe. Ma signori, stiamo vedendo il cerchio della vita qui e stiamo parlando di tutte parole che sono il cerchio della vita dell'uomo. Complimenti per l'azienda e per i bisnonni che già allora vi hanno trasmesso nel DNA questi valori molto importanti che riscopriamo poi sulle nostre tavole e sul fatturato poi dell'azienda. Giusy, però si tratta di una parola che c'è questa legge che c'è da un po', di queste società che si chiamano benefit. Vuoi spiegarci un attimino cosa vuol dire società benefit? Poche parole, Giusy. Beh, quello che ci ha raccontato stasera Francesco riporta molto allo spirito delle società benefit. Le società benefit nascono negli Stati Uniti nel 2010, poi dopo come approccio al business aziendale, quindi al modo di fare azienda, di fare imprenditoria, viene integrato all'interno della finanziaria del 2016 anche in Italia, quindi con la legge della finanziaria del 2016 viene prevista anche la possibilità di questo nuovo approccio del fare azienda, del fare imprenditorialità anche in Italia. Le società benefit non è nient'altro che coniugare un binomio, cioè quello che è comunque lo scopo di lucro delle società, quindi un'azienda, un'impresa che nasce con l'obiettivo di creare valore, con l'obiettivo di fare utili, ok? Quindi senza per questo snaturare il progetto di business. Parallelamente viene coniugato, cioè non è più sufficiente produrre utili, non è più sufficiente portare valore, ma anche il fatto che comunque questo nostro progetto imprenditoriale possa avere anche un impatto positivo all'interno della comunità in cui noi siamo inseriti, quindi che possa avere un impatto positivo o dall'altra parte mitigare gli effetti negativi dell'inserimento dell'impresa nell'ambiente e quindi portare valore. Portare valore cosa significa? Portare un valore di bene comune, quindi coniugare da una parte la volontà di creare valore, quindi fare utili, dall'altra parte portare valore in termini di bene comune. Ed è importante perché cambia totalmente il paradigma del fare imprese, è un nuovo modo di fare impresa. Nel 2021 questo si può definire un po' l'anticamera di quello che è l'essere sostenibili, l'essere ESG. Di fatto una società, un'azienda che vuole essere una società benefit, inizia a studiare e approfondire quelli che sono i parametri dettati dai criteri di ESG. Cosa vuol dire ESG, Giusy? Ricordiamolo. È l'acronimo che va ad individuare tutti quelli che sono i criteri di sostenibilità. E per Environment, S per Social, G per Governance. Quindi queste tre aree, questi tre temi sono fondamentali per integrare le aziende che vogliono fare utili, che vogliono fare business, all'interno di una economia che deve essere un'economia sostenibile, quindi senza ignorare, senza sfruttare l'ambiente, senza per questo non rispettarlo, l'attenzione per l'inquinamento, il fatto di utilizzare o non utilizzare certe sostanze, esattamente la filosofia che ci ha descritto Francesco. Quindi è già una società benefit, una B Corp, come dicono, è già una B Corp. In realtà la Carione Food and Health avrebbe tutte le caratteristiche, bisognerà poi approfondire nel dettaglio il singolo caso, però comunque così come ci ha scritto Francesco, sicuramente l'attenzione per avere la finalità del bene comune e assolutamente anche con lo spirito che caratterizza il gruppo Carioni, sicuramente è un'azienda, è un progetto che si integra bene nel territorio. Quindi mantenendo, come dici giustamente tu Giusy, le finalità di lucro, ma certo, avendo anche uno... Non bisogna confondere la parola benefit con quello che potrebbe essere una somiglianza con la parola di beneficenza, no? In realtà si tratta di coniugare due finalità: la finalità del produrre utili, quindi di creare valore per l'azienda, per la continuità dell'azienda, la ricchezza per coloro che investono all'interno dell'azienda, e la finalità del bene comune. Quindi una finalità di scopi sociali praticamente. Sì, significa per esempio andare a promuovere quello che è la valorizzazione dell'arte piuttosto che della cultura, oppure promuove servizi e beni per le famiglie che hanno un reddito che è ridotto, oppure anche andare a valorizzare quei territori che sono svantaggiati, oppure ancora sostenere le associazioni e gli enti del territorio. Cosa che loro già fanno. Ma chiaramente, che lo sì, già sì. Fanno, dovevano solo mettere in un contenitore che c'è già un si progetto. Si tratta di valorizzare. Lo lasciamo parlare adesso Francesco, che ci parla del progetto fondazione. Sì,
arrivati diciamo ai 100 anni di storia, l'anno scorso è nato questo progetto fondazione che è in fase di diciamo startup, sì, e che vorremmo lanciare nei prossimi anni per portare avanti la memoria di nostra nonna Gilda. Il concetto è quello che nostra nonna Gilda, qualsiasi persona entrasse in casa sua, c'era la tavola pronta e il pranzo servito e qualsiasi cosa, ecco, ti potevi sentire a casa tua. L'idea della fondazione Carioni, a nome della nonna Gilda, sarà proprio quella di dare una casa, dare del cibo, dare comunque una formazione anche ai ragazzi che purtroppo non possono sono svantaggiati in questo aspetto qui. Quindi, come vedete, già nell'embrione c'è già tutto le caratteristiche, Giusy, cosa dici? Si tratta di valorizzarlo e di saperlo comunicare. Cosa permette questa qualifica di società benefit? Permette di strutturare quello che è un processo che magari avviene già normalmente, esattamente come ce ne ha parlato Francesco. Quindi già normalmente un'azienda sta facendo qualcosa di importante per il territorio o per l'aspetto del bene comune nel territorio in cui è inserito. Si tratta di dare una formalità ed un valore ben preciso. Attraverso che cosa? Attraverso sicuramente sicuramente la legge che riguarda le società benefit dice che comunque ci deve essere un'esplicita indicazione nell'oggetto sociale di quello che potrebbe essere il bene comune. Quindi andare a indicare qual è il bene comune che una società benefit vuole perseguire. E questo cosa permette? Permette agli amministratori che gestiscono, quindi alla famiglia che gestisce il progetto imprenditoriale, di andare sempre a gestire questo progetto imprenditoriale ribilanciandolo, cioè cercando di andare sempre di pari passo tra l'obiettivo di utile e l'obiettivo del bene comune. Questa è una responsabilità degli amministratori. Inoltre all'interno della società ci deve essere sicuramente un responsabile dell'impatto. Cosa deve fare questo responsabile dell'impatto? Essere attento al fatto che l'azienda vada a perseguire il bene comune. Inoltre, proprio per dare valore a quello che viene fatto all'interno dell'azienda, ci sarà anche una relazione dell'impatto, in maniera tale che l'azienda abbia la possibilità e abbia l'obbligo di comunicare all'esterno a quelli che sono gli aventi di interesse, quindi tutti coloro che si relazionano con l'azienda, di sapere cosa ha fatto realmente l'azienda per perseguire il bene comune. Questo è importante. Grazie Giusy, torniamo a Carioni Food. Torniamo ai progetti che stai seguendo tu adesso. Parlaci di qualche cosa, di qualche piccolo progetto o grande progetto, perché adesso piccolo ma diventerà grande, in cui tuo padre ti ha dato anche delle responsabilità e uno spazio di azione per metterti alla prova. Cosa stai seguendo tu nella sfera di così multi sfaccettata di Carioni? Il gruppo sì, Carioni. Io in particolare mi occupo della parte commerciale, nella parte di sviluppo di progetti nuovi per la Carioni. Uno di questi progetti che stiamo sviluppando è quello di aggregare diverse aziende agricole e non solo, ma aziende soprattutto del settore biologico della regione Lombardia, per creare una forza comune insieme e poter approcciare mercati che fino ad ora sono difficili per aziende come la nostra, ma anche come altre, che sono l'estero o i vari mercati che si possono sviluppare. Ad esempio stiamo cercando appunto di trovare degli sbocchi, in parte già trovati nel mercato asiatico, molto interessanti, ma per i quali serve un paniere di prodotti, un paniere di aziende, una forza comune alla base che stiamo pian piano creando attraverso una struttura ben definita, ben chiara, insieme anche a un progetto regionale per farsi di far fronte comune di poter spiegare e raccontare questi prodotti all'estero. Dillo pure il nome, si chiama Agriveri. Che tra l'altro e grazie a Evelyn, che è la responsabile marketing, che ci ha dato modo di avere lo sponsor di Restart e di mandare in onda questo format per tutto questo periodo, e ringraziamo lo sponsor perché è qui, ringraziamo Evelyn che ci ha dato fiducia e la famiglia Carioni, perché Agriveri ci ha permesso di trasmettere Restart, quindi
un ringraziamento indiretto e doveroso, anche perché imprenditori illuminati fanno anche questo, danno spazio a altre aziende, danno spazio a poter raccontare, soprattutto in questo momento di ripresa, altre aziende. Ma torniamo a Carioni, torniamo al bellissimo progetto di, ad esempio, tutto il discorso del biometano, del biogas. Sì. Raccontaci un po' di questo aspetto. Ecco, noi già qualche anno fa abbiamo investito su queste fonti di energia verde, che sono dei biodigestori che producono energia pulita, la quale serve ad autoalimentare prima di tutto la nostra azienda, ma soprattutto che viene poi anche distribuita nel locale vicino a noi. Questo ha fatto sì poi di poter sviluppare delle tecnologie di robotizzazione anche a livello di alimentazione dell'animale. Perché l'alimentazione robotizzata? Cosa vuol dire alimentazione robotizzata dell'animale? Allora, praticamente... C'è un robottino che arriva là, ta-ta-ta-ta-ta. No. È un robot, su delle rotaie, sì? Che passa 7 volte al giorno per ogni compartimento della stalla e dà da mangiare bilanciato in base alle esigenze dell'animale. Attraverso un podometro vengono mandati degli impulsi e grazie a questi impulsi viene calcolata una razione in base ai passi che ha compiuto durante la giornata l'animale, in base alla quantità o alla tipologia di latte prodotto, riusciamo a prevenire, ad anticipare determinate malattie e a curarle attraverso cure omeopatiche, cioè attraverso l'alimentazione, bilanciandola appunto con questa robotizzazione. Volevo raccontare a chi ci sta seguendo che all'interno della Carioni Food c'è un bellissimo capannone enorme, tra tutti enormi, pieno di mucche dappertutto, ma in questo capannone si chiama La Cucina. Esatto. La Cucina. La Cucina è dove noi appunto prepariamo le materie prime, tutte prodotte internamente da noi, che poi vengono assimilati e mangiati. Quindi i prodotti li fate voi? Li produciamo noi, li portiamo in cucina, dalla cucina poi il robot, in base a questo algoritmo, crea le diete ad hoc per quella tipologia. Quindi un preparatore atletico delle mucche? Un preparatore atletico, cuoco, chef. Chef, tutto all'insieme. Bellissima azienda, Giusy, dal punto di vista... Molto bella, anche perché anche questo affiancamento della robotizzazione al concetto dell'agricoltura, che normalmente nel nostro immagine, nei nostri occhi, non abbiamo tutto questo livello di tecnologia, di innovazione, eppure... Oggi veramente ci sono aziende, realtà agricole che hanno un livello di innovazione e di robotizzazione molto importante e senza per questo snaturare, ma anzi andare a valorizzare e andare a rendere maggiormente efficienti queste realtà, soprattutto anche per l'attenzione all'animale. Vedi che ci hai illustrato molto bene che viene preparato una ricetta ad hoc. Un menù apposta. In virtù delle mucche, in virtù anche del movimento che fanno durante la giornata. Quindi questo è assolutamente... Per chi non lo sapesse, torno dalla Giusy presto, le mucche fanno anche la doccia, c'hanno anche spazzolate, c'è anche il beauty center per la mucca. Possono massaggiare da sole in autonomia, hanno spruzzini, la pavimentazione, sì? Abbiamo studiato una pavimentazione ad hoc, sì? Che simula il manto erboso. Qual è stato il problema principale? Che poi... lo zoccolo dell'animale ha iniziato a crescere a dismisura perché era come se loro stessero allo stato brado tutto il giorno. Pensa. Abbiamo dovuto allora creare una parte di questo manto erboso dove in autonomia l'animale si lima lo zoccolo e fa sì che la circolazione del sangue continui. Pensate quanti dettagli per un'azienda agricola, quanti piccoli particolari in un bicchiere di latte, in un pezzo di formaggio, in un bacio di mamma mucca o nel salva cremasco tradizionale, che vi invito ad assaggiarlo se non l'avete anche assaggiato, perché ci ascoltano in tutta Italia. Salva cremasco è un formaggio eccezionale. La ricetta della tradizione. La ricetta della tradizione. Però Giusy, tornando da te, si dice che molti... Sì, grazie. Dobbiamo mandare, dopo torno da te Giusy, con i fondi, sì? Che investono in ESG, nelle società ESG, chiuderai tu la puntata. Nicola Regia se ci manda il contributo della dottoressa Scappini, la nostra psicologa che si accompagna sempre in queste puntate e ci ha accompagnato. Tanto più puntiamo in alto, tanto più la strada sarà certamente in salita. La strada che percorriamo è sempre estremamente coerente all'obiettivo che ci diamo, è simile. Non solo, tanto più puntiamo in alto, tanto più la strada sarà una strada solitaria. Se rimaniamo in basso, in mezzo alle altre persone, in una realtà più condivisibile, allora avremo certamente più compagnia. Ma se scegliamo mete più difficili,
ostacolative, dove esige molte attitudini per raggiungerle, allora ci troveremo molto spesso da soli. E la difficoltà del trovarsi da soli è quello di dover affrontare se stessi prima di tutto, e solo dopo gli altri. Ma una volta raggiunta la propria meta, sicuramente il panorama sarà meraviglioso. 60 secondi di psicologia finisce qui. Agnese Scappini, chiocciolalibero.it per contattare. Ah, dottoressa, ci dà sempre degli spunti per raggiungere le mete, cosa che voi fate benissimo, e raggiungete, e dice il panorama sarà bellissimo. La fatica c'è per arrivarci. Ringraziamo Sempre, soprattutto in agricoltura. sempre la regia che è puntuale e ci aiuta sempre. Giusy, fondi di investimento, tu come consulente finanziario, che stanno orientando i risparmi verso società? Verso società che hanno requisiti di ESG, comunque requisiti o politiche o investimenti o strategie sostenibili. Questo significa semplicemente, come dicevamo prima, per le società benefit, ma in generale proprio l'approccio dello stile ESG, cioè l'approccio della sostenibilità. Le aziende devono assolutamente fare i conti con quello che sono tre tematiche molto importanti. Innanzitutto l'aspetto per l'ambiente, environment. È la sintesi di una parola che significa, che traduce l'attenzione dal punto di vista dell'inserimento ambientale, del territorio, delle risorse, dell'ambiente, dell'acqua, cioè tutto quello che è l'attenzione per l'inquinamento, visto nel negativo e nel positivo. Le aziende devono fare tutto il possibile per rendere la propria impresa, il proprio progetto imprenditoriale, proprio progetto di business sostenibile, che non debba essere troppo invadente o troppo pesante nei confronti di quello che è il contesto del territorio, il contesto della terra che ci circonda e dove siamo inseriti. Sicuramente l'aspetto più importante ancora all'interno invece dell'azienda, esattamente come ci spiegava Francesco per il benessere animale, il benessere dell'essere umano. All'interno delle nostre aziende abbiamo delle risorse molto importanti, che sono i nostri collaboratori, che sono l'attenzione per tutto quello che è la parte produttiva, cioè quella che fisicamente e materialmente realizza il nostro progetto Giusy, di business. molto interessante, ci torneremo su questi argomenti perché il tempo è tiranno, la puntata è volata. Dobbiamo ringraziare innanzitutto Tommaso e tutta la famiglia Sì, Carioni, tutti. Tutta. salutare tutti la famiglia, zie, nipoti, tutti, fratelli, quant'altro, che le Generazioni. generazioni che sono Purtroppo. coinvolte tramite il video. Il sito di Carioni, per piacere. www.carionifood.com. Quindi inviti anche a venire a trovarvi per direttamente in Assolutamente. caseificio. A Trescore Cremasco in via Desioi numero 5. Ci siamo sul sito, eccolo qua, ringraziamo sempre la regia che ci fa vedere, addirittura la cartina per arrivare, è Certo. puntuale, bravissima la regia, grazie Indicazioni. Lorenzo. E però ricordiamo quello che hai detto tre, i tre parametri che hai detto di Carioni, che sono. Benessere animale, benessere dell'uomo, benessere della terra. Giusi sono SG, cos'è? Quindi Environment, social e governance. ringraziamo tutti per questa bellissima puntata. Alla prossima di Restart. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti.